Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione in primo piano. Naturalmente i risultati di queste elezioni politiche in provincia di Salerno non sono mancate sorprese alla chiusura delle urne. Resta uguale il dato relativo all'astensionismo registrato anche sul nostro territorio, ma proviamo con Barbara Albero a fare il punto di quelli che sono i risultati emersi fino a questo momento. Deputati. Fratelli d'Italia è il primo partito con il 22,77%, seguita da Forza Italia al 9,50%, che supera la Lega, ferma al 5,21%, mentre Noi Moderati lo 0,78%. Il centro-sinistra ottiene il 26,04%, con il PD al 20,10%, Alleanza Verdi e Sinistra 2,75%, più Europa 2,02%, Impegno Civico Di Maio 1,18%. Il Movimento 5 Stelle supera tutti con il 24,89%, la lista del terzo polo Calenda Renzi non va oltre il 5,49%, l'Unione Popolare di De Magistris non arriva al 2%. Percentuali diverse invece per la città di Salerno, dove il centro-sinistra ed il PD si attestano con il 32,14% dei voti rispetto al centro-destra con il 30,54%, ma nonostante ciò non riesce ad attestare alla Camera Fulvio Bonavitacola, vicepresidente regionale, sorpassato da Giuseppe Bicchielli della coalizione del centrodestra, che ottiene il 36,25% dei consensi. Lo abbiamo detto in campagna elettorale, Fratelli d'Italia era l'unico partito che metteva in campo una squadra di candidati espressione del territorio e la nostra leader Giorgia Meloni ci ha dato la possibilità di candidare persone avendo fiducia nella classe dirigente di Salerno. Così questa mattina Antonio Iannone, senatore uscente di Fratelli d'Italia nel collegio uninominale di Salerno, che con il 40% dei voti ottiene la rielezione per il secondo mandato a Palazzo Madama, superando di misura la candidata del Partito Democratico Anna Petrone, il candidato del Movimento 5 Stelle Franco Castiello e il candidato della Listazione Italia Viva Gigi Casciello. Lo abbiamo detto in campagna elettorale, Fratelli d'Italia era l'unico partito che metteva in campo una squadra di candidati, tutte espressione del territorio, tutte persone che hanno avuto esperienze amministrative. La Meloni ci ha dato la possibilità di candidare persone avendo fiducia nella classe dirigente di Salerno. Cogliamo tutti insieme, è merito veramente di tutti, questo grande risultato di contribuire a far diventare Giorgia Meloni il primo presidente del Consiglio dei Ministri donna. Fratelli d'Italia è primo partito a livello nazionale, Fratelli d'Italia è primo partito a livello provinciale. Salerno è forse l'unica provincia nella quale, del meridione parlo, nella quale il partito batte i 5 Stelle, il PD rimane surclassato letteralmente, e quindi grazie a tutti gli amici, a tutta la nostra comunità che ci ha dato la possibilità di giungere a questa meta che per noi rappresenta il raggiungimento di un sogno, nella consapevolezza che c'è bisogno immediato di mettere mano ai problemi più cogenti che l'Italia ha, e ci troveremo a dover affrontare le macerie che ci hanno lasciato i governi della sinistra che, pur non vincendo mai le elezioni, governava da 10 anni. E naturalmente ad esprimere soddisfazione per il risultato elettorale conseguito da Fratelli d'Italia è anche il commissario provinciale del partito, l'ex sindaco di Pagani, Alberigo Gambino, che si complimenta con il suo fedelissimo amico Edmondo Cirielli, anche lui riconfermato dalle elezioni in Parlamento. Presidente Cirielli in questi anni ha sempre lavorato sui territori, oltre che a lavorare a Roma, all'interno del partito, perché ha ricoperto uno dei ruoli più importanti da quando è nato appunto il partito di Fratelli d'Italia. Però non ha mai perso di vista quella che è la cosa più importante, avere il rapporto con i propri concittadini, e questo ci inorgoglisce tantissimo, tant'è vero che ha portato a casa un risultato importantissimo qui nella nostra provincia e ha lavorato ovviamente anche nella provincia di Avellino. Sono veramente contento perché alla fine poi il lavoro paga.
di là delle questioni dei ruoli personali, io credo che con Edmondo Cirielli, con Imma Vietri, con il senatore Antonio Iannone assolutamente si potranno dare e si daranno risposte importanti a questa provincia e a questa regione. Pagani è nel cuore, lo sanno tutti, e io ho sempre detto che io non sono di Pagani, ma io sono Pagani. Continuiamo in questa analisi del voto. Tra le vere sorprese, probabilmente in quello che è stato definito un cappotto nei collegi uninominali attribuiti tutti al centrodestra, c'è l'affermazione del rappresentante della Lega, il consigliere regionale Attilio Pierro. La sua nomina, il suo ingresso in Parlamento consente l'ingresso in consiglio regionale come esponente della Lega del primo dei non eletti, l'ex rettore dell'università Aurelio Tommasetti. Tra i vincitori a sorpresa di questa tornata elettorale per le elezioni politiche in provincia di Salerno c'è certamente lui, Attilio Pierro, consigliere regionale uscente, già consigliere provinciale, oggi rappresentante della Lega, un partito che a livello nazionale perde colpi in un centrodestra però che nei collegi uninominali a Salerno e provincia ha battuto tutti, tanto da far parlare di un vero e proprio cappotto. La vittoria di Attilio Pierro nel combattuto collegio uninominale di Eboli ha fatto scalpore perché ottenuto su nomi importanti come il collega del Consiglio regionale Luca Cascone, candidato con il Partito Democratico e presidente della Commissione regionale Trasporti, ma anche Dario Vassallo, il fratello del sindaco pescatore ucciso Angelo e candidato del Movimento 5 Stelle. A festeggiare oggi anche l'ex rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Aurelio Tommasetti, che prenderà il posto di Attilio Pierro in consiglio regionale, essendo il primo dei non eletti. È nata direttamente da Matteo Salvini con un semplice messaggio. Il 18 di agosto mi ha detto: sto definendo le liste, tu sei pronto? Ed è nata la candidatura. Ha premiato l'operato di questi 2 anni in consiglio regionale, di 1 anno di commissariamento di partito, e ha voluto rappresentare, dare una rappresentanza al nostro territorio. Innanzitutto abbiamo fatto una bella campagna elettorale, 32 giorni senza fermarci un giorno, dalla mattina alla sera e toccando tanti paesi. Il bello è stato proprio quello, stare in contatto con tutta la gente, con tutta la popolazione, per parlare le nostre problematiche, come mi piace, la politica che piace a me è a contatto con la gente, questo ho fatto sempre, la vecchia politica. Però quello che posso dire, noi ogni volta che abbiamo vinto le elezioni politiche è così, perché quando vincevamo con Forza Italia era ai massimi livelli, gli altri partiti di meno. Quando abbiamo vinto l'altra volta con la Lega aveva raggiunto il risultato alto e Fratelli d'Italia e Forza Italia di meno, questa volta è toccato a Fratelli d'Italia. Però l'importante è amministrare e cercare di portare avanti il programma che abbiamo presentato in campagna elettorale. Allora la gente ha visto una persona come loro, perché io sono una persona semplice come loro e lo farò, continuerò a farlo, sempre con la mia semplicità e con la mia umiltà porterò le nostre istanze. Oggi dopo 30 giorni di campagna elettorale ho preso tante altre istanze, tante altre problematiche, però portavoce di questo. Farò il proprio dovere e porterò avanti le nostre istanze. Vedremo quello che riusciremo a portare a casa, ma l'impegno ci sarà sicuramente, e quello dobbiamo fare. Alla fine la gente, perché è la gente che ha saputo rispondere e ha detto basta a questa politica che non va bene per il nostro territorio, perché tanto è sotto gli occhi di tutti la sanità in Campania come funziona. Allora diamo una svolta, la gente ha saputo dare la svolta a questo nostro territorio, adesso dobbiamo essere noi politici a dare le risposte che merita la nostra gente. E continuiamo la nostra analisi del voto in provincia di Salerno andando a commentare i risultati anche del terzo polo Calenda Renzi, rappresentato da Gigi Casciello, con cui Barbara Albero ha provato a commentare l'esito di queste consultazioni elettorali.
Un risultato elettorale buono per un nuovo progetto politico, quello di Azione, nato qualche giorno dopo Ferragosto in una realtà schiacciata da due poli, da centrosinistra e centrodestra e dal Movimento 5 Stelle. Salerno Città raggiunge un ottimo risultato alla Camera, dando un contributo importante nella coalizione del terzo polo. Così commenta il risultato elettorale Gigi Casciello, candidato nel maggioritario per il Senato nel collegio di Salerno, parlamentare uscente che ha lasciato Forza Italia per compiere una nuova sfida con Azione, con la consapevolezza che il centrodestra, fondato a suo tempo da Berlusconi, non avesse più un ruolo nel governo. Un bel risultato per la provincia di Salerno, con una buona attestazione per Corrado Naddeo, medico cardiologo e consigliere comunale di Salerno, candidato per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale con la lista unitaria di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il terzo polo, formato da Azione e Italia Viva, è pronto a far sentire il suo peso politico anche in provincia di Salerno, con il ministro Mara Carfagna e l'avvocato Antonio D'Alessio, segretario provinciale di Azione e candidato nel collegio plurinominale di Salerno in rappresentanza del terzo polo per un seggio alla Camera dei Deputati alle spalle del ministro. Ed è un risultato straordinario, un progetto politico che è partito nel 18 agosto, perché nel 18 agosto è nato il terzo polo, anzi qualche giorno prima, ma la vigilia di Ferragosto, in così poco tempo, in una realtà schiacciata da, non solo dai due poli, cioè da centrosinistra e destra, ma anche dal risultato enorme raggiunto anche dai 5 Stelle, quindi è stato un bel risultato a Salerno, al Senato, a Salerno Città, siamo quasi al 9-10, quasi alla Camera, quindi un bel risultato raggiunto anche da Naddeo, da Corrado Naddeo, quindi io dire, credo che sia così come gli altri amici che erano candidati negli altri collegi in provincia di Salerno, hanno dato tutti un contributo importante e ora si lavora per consolidare il terzo polo. A prescindere dal risultato ottenuto, si va avanti con un nuovo percorso, lei diceva riferimenti del territorio, Mara Carfagna, Antonio D'Alessio, si va avanti con un nuovo percorso così come va avanti l'Italia con un nuovo percorso con la Meloni? Ma i risultati elettorali vanno sempre rispettati. Io con Mara e con il ministro Carfagna abbiamo lasciato Forza Italia perché ritenevamo che non esistesse più il centro-destra ma la destra. La destra ha vinto. Va rispettato il risultato elettorale, ora la destra con Giorgia Meloni è attesa dalla capacità di governo. Ora, come ha detto anche Carlo Calenda, noi faremo un'opposizione costruttiva, come si dice sempre, ed è giusto che si dica così. Il momento è drammatico per la vita del Paese, pensate che a Camere sciolte, mentre mi raggiungevo, è arrivato il messaggino che è stata convocata la Camera per, mi pare, per domani o dopodomani per le comunicazioni del Presidente. Quindi questo è il clima in questo momento nel Paese. Il 15 ottobre si insedierà la Camera dei Deputati, anche il Senato, cioè il nuovo Parlamento si insedierà il 15, e quindi personalmente io continuo il lavoro che mi ero prefisso, ben sapendo che le possibilità di elezione con il terzo polo fossero abbastanza residuali. Mi sono candidato in un collegio uninominale al Senato proprio per dare un contributo decisivo a questo risultato che, se dovesse essere confermato, mi fa molto felice, per, non solo per la conferma del ministro Carfagna e di Mara Carfagna, ma anche per l'elezione di Antonio D'Alessio. Per questa campagna elettorale in Campania una forte attestazione per il Movimento 5 Stelle, ma una forte attestazione per l'astensionismo va male invece per il PD? Il PD, credo, come ho dichiarato nei giorni scorsi, mi pare evidente che siano arrivati agli ultimi giorni dell'impero, voglio dire, ma non solo qui. L'esperienza, non è bastato al Presidente della Regione De Luca candidare i suoi uomini forti nei collegi, sono stati travolti dalla destra e non solo, dico, perché sono stati travolti anche dai 5 Stelle e noi abbiamo dato il nostro contributo perché non prendessero un risultato, ma non perché non lo prendessero loro, perché lo prendessimo noi.
Bene, ed ora lasciamo l'ampia pagina dedicata alla politica. Parliamo di cronaca perché gli agenti del commissariato di Cava dei Tirreni hanno fermato due fratelli accomunati dalla passione per la coltivazione di piante di canapa. Due fratelli originari di Cava, accomunati dalla passione per la coltivazione di pianta di cannabis da trasformare in marijuana, sono stati scoperti e fermati dagli agenti di polizia del commissariato di Cava dei Tirreni che, a seguito di appositi servizi di controllo, hanno effettuato delle perquisizioni a casa dei due fratelli. In quella del fratello maggiore, all'interno di un deposito, è stato ritrovato un laboratorio con un impianto di produzione, coltivazione e crescita di cannabis con 18 piante dell'altezza di circa 50 centimetri. Nell'abitazione del fratello minore, all'interno di un locale a cui si accedeva tramite un foro quadrato prodotto nella parete di un deposito in abbandono, è stata ritrovata una vera e propria serra per la produzione e la coltivazione di pianta di cannabis, con circa 67 germogli posti in vegetazione in vasi di plastica e illuminati tramite lampade ultraviolette. I due fratelli sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, indagati in stato di libertà con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti dedite allo spaccio. Durante la stessa attività è stato anche indagato un uomo che durante un controllo veicolare è stato trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso per rubare veicoli, nonché di un congegno elettronico che era capace di sabotare gli antifurti satellitari applicati sui veicoli da asportare. L'indagato, sebbene sottoposto all'obbligo di dimora in un comune del Napoletano, continuava infatti a violare la misura cautelare impostagli, recandosi nei comuni della provincia di Salerno per continuare a perpetrare furti di veicoli. Torniamo ora sul maxi rogo che ha interessato un'auto rimessa a San Valentino Torio due giorni fa, un deposito di camion che ha allertato anche i residenti preoccupati della qualità dell'aria nella zona interessata dalle fiamme. Sulla questione è intervenuta oggi l'Udicon. Nella zona sono stati attivati i controlli attraverso le centraline di rilevamento dell'ARPAC. L'Udicon, ben consapevole che la pioggia insistente delle ultime ore ha certamente aiutato a rendere più pulita l'aria, ha chiesto però una rapida analisi dei dati raccolti dall'Agenzia per l'Ambiente della Regione Campania a tutela della pubblica incolumità e per rassicurare anche i tanti cittadini residenti in zona che anche in queste ore si stanno rivolgendo all'Udicon per avere informazioni in merito. E a proposito dell'emergenza maltempo, proroga dell'allerta arancione fino a mezzanotte di oggi, poi da domani ancora allerta meteo, questa volta gialla in tutta la regione Campania, ma intanto andiamo a vedere i danni provocati dalla ondata che si è riversata anche in provincia di Salerno ed in modo particolare nel Cilento. Disagi per il maltempo in diverse località del Cilento. La situazione più critica all'alba di oggi è ad Agropoli, dove le piogge intense e il vento forte hanno causato una serie di problematiche in località Madonna del Carmine e via Piano delle Pere, con alberi divelti, detriti in strada, movimenti franosi e altre situazioni di disagio. Considerata l'allerta meteo, sono operative sul territorio squadre dei Vigili del Fuoco e gli operai di Agropoli Cilento, servizi per la rimozione e la risoluzione di quanto evidenziato. Le operazioni sono coordinate dal sindaco Roberto Mutalipassi. Per quanto riguarda le scuole di competenza comunale, quelle non chiuse in quanto seggio elettorale, il primo cittadino ha provveduto ad avvertire i dirigenti scolastici con largo anticipo rispetto all'orario di ingresso per provvedere alla loro chiusura. Per le scuole superiori di secondo grado, considerata la popolazione scolastica di giovani provenienti da diverse parti del Cilento, si è preferito tenerle aperte in quanto è meglio che i ragazzi siano in classe che in strada. Il maltempo ha causato disagi anche sul resto del territorio a sud di Salerno. La forte pioggia ha portato a chiudere momentaneamente al traffico questa mattina il sottopasso ferroviario di Villammare nel comune di Vibonati. A Sapri sono stati segnalati allagamenti, in particolare a ridosso di Piazza San Giovanni, scantinati allagati anche a Vallo della Lucania. Allagamenti anche a Capaccio Pestum, dove sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Intanto per il maltempo, scuole chiuse
in diversi comuni: Polla, Sala Consilina, Buonabitacolo, San Pietro Altanagro, Sapri e Castelnuovo Cilento. E allora, come vi anticipavo prima della pausa pubblicitaria, torniamo nel Cilento, a Camerota, che ha ospitato sabato la 10ª edizione di Avrò Cura di Te, l'iniziativa di beneficenza che mette insieme un gruppo di medici che in omaggio a San Pantaleone regalano visite specialistiche. C'è già un obiettivo per il prossimo anno: aumentare il numero di visite domiciliari andando direttamente a casa dei malati più bisognosi. Dopo 2 anni di assenza a causa Covid abbiamo ripreso infatti la 10ª edizione e questo ci riempie di gioia. Speriamo l'anno prossimo di fare anche queste visite domiciliari, non solo con la cardiologia ma anche con altre specialità, perché aiutare le persone che stanno in casa e non possono muoversi è una soddisfazione. Trattiene a stento l'emozione Giovanni Ruocco, il medico dentista organizzatore della 10ª edizione di Avrò Cura di Te, la manifestazione che in occasione dei festeggiamenti di San Pantaleone riunisce a Camerota un gruppo di medici provenienti da tutta Italia che offrono visite mediche specialistiche gratuite. 7, quelle domiciliari effettuate direttamente presso le residenze di anziani ammalati e allettati, tra le 300 visite effettuate dai dottori che hanno aderito alla 10ª edizione. Dalla ginecologia all'endocrinologia, dall'oculistica all'ematologia, nel pomeriggio di sabato all'interno della Casa Canonica e presso altre 2 location trasformate in ambulatori, i medici hanno dato la possibilità a cittadini bisognosi che si sono prenotati di sottoporsi ad esami specialistici e in modalità gratuita. Al termine della manifestazione all'interno della parrocchia, dopo la processione, anche un momento di riconoscimento dell'intera comunità ai medici che hanno offerto gratuitamente le loro prestazioni. Sono iniziative di enorme valore e ormai era da qualche anno, da quando c'è il Covid, che si erano un po' bloccate le cose, però abbiamo ripreso e quindi speriamo di continuare in questo modo e ce n'è bisogno. Beh, in un momento così difficile risultano fondamentali questo tipo di iniziative di solidarietà, proprio per venire incontro a quelle fasce che sono più in difficoltà economica, nella difficoltà nell'attesa di prenotazioni con liste di attesa sempre più lunghe. Allora la possibilità di accelerare l'avvicinamento ad uno specialista è sicuramente un vantaggio per i pazienti che necessitano insomma di una visita specialistica. E quest'anno abbiamo ricominciato con questa attività a coinvolgere quelle persone che non possono andare in centri un pochino più lontani dal proprio paese, quindi cerchiamo di aiutarli offrendo loro l'opportunità di farsi visitare nel proprio paese. Importante perché si offre in una sola giornata la possibilità a tanti pazienti. Ed ora la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. Sarà un bacetto, ma non farsi illusioni. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. È ultimo giorno di riposo per la Salernitana, ne parliamo tra poco nella parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. A tra poco. In collaborazione con... Ristorante Eureka, i sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con forti acquazzoni. In montagna, cieli coperti con piogge abbondanti. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo.
allora spazio all'informazione sportiva del nostro TG Oggi. Come vi dicevo, oggi ultimo giorno di riposo per la Salernitana. Da domani gruppo di nuovo in campo per preparare la trasferta a Reggio Emilia. Contro il Sassuolo ci saranno alcune novità in formazione, a cominciare dal ritorno di Boinen in cabina di regia. Domani si torna in campo. Dopo la domenica di riposo, la Salernitana si gode le ultime ore di pausa prima di tornare ad allenarsi. Davide Nicola domani dovrebbe avere a disposizione tutto il gruppo, compreso Mazzocchi, ancora impegnato con l'Italia e caricato a molla dagli attestati di stima di Mancini ed anche dalle attenzioni di mercato. C'è l'Inter sulle tracce del terzino che la Salernitana ha messo sotto contratto fino al 2026 lo scorso agosto e che in pochi mesi ha compiuto una scalata incredibile, passando dalla precarietà al Venezia, dove non sempre era titolare, alla maglia azzurra grazie all'elevato rendimento con la Salernitana. Mazzocchi e Candreva saranno i punti fermi sulle corsie laterali per Davide Nicola anche al rientro in campo. Braderic e Sambia vanno ancora aspettati, ma dovranno dare segnali di crescita concreti e tangibili, anche perché su di loro si è investito tanto in estate. Per la gara col Sassuolo ci saranno alcune novità in formazione. In difesa, in attesa di verificare le condizioni di Fazio, scalpitano Radovanovic e Lovato. Con Bron, Danilic e Ghiomber pronti ad ogni evenienza, in retroguardia c'è abbondanza. Il terzetto Bron, Radovanovic, Danilic potrebbe essere quello favorito per partire dal primo minuto. In mediana è pronto Boinen, che prenderà possesso della cabina di regia. Koulibaly, Maggiore e Vilena a giocarsi gli altri due posti. In attacco tutti cercano spazio. Di ha segnato con la sua nazionale. Piontek ha giocato uno spezzone nel match della Polonia in Galles. Valencia ha vestito la maglia del Cile e Butheim quella dell'Under 21 norvegese. Bonazzoli ha voglia di tornare protagonista e potrebbe anche avere una chance dall'inizio. Da domani tutti in campo con vista sulla trasferta di Reggio Emilia. Sarà un autunno intenso per la Salernitana, ben 8 le gare da disputare in 40 giorni, 5 di queste saranno in trasferta, per cui bisognerà essere ancora più concreti nelle 3 occasioni in cui si giocherà alla Recchi. 8 partite in 40 giorni circa. Da domenica 2 ottobre al 13 novembre la serie andrà veloce, anzi di più. Vietato commettere false partenze, pertanto sarà indispensabile ricominciare col piede giusto e senza indugio. La Salernitana ha chiuso la prima parte del campionato con 7 punti in 7 gare. L'obiettivo è alzare la media nelle prossime 8 giornate. I Granata però giocheranno solo 3 volte alla Recchi. Le gare con Verona, Spezia e Cremonese saranno appuntamenti da non fallire. In trasferta, oltre a Sassuolo e Monza, la squadra di Nicola giocherà con Inter, Lazio e Fiorentina. Tornare a blindare la Recchi e mantenere il trend positivo in trasferta. È questa la missione della Salernitana, che punta ad arrivare alla sosta lunga per i mondiali con un buon bottino di punti. Poi verrà il tempo delle analisi e delle valutazioni più precise anche in chiave mercato, visto che si tornerà in campo a gennaio. Nella mirina i centrocampisti Raskin, 2001 belga dello Standard Liegi, e Camara, finlandese in forze Rangers. Anche sugli esterni in porta qualcosa potrebbe cambiare, con la caccia agli under sempre aperta. Possibile in attacco il riscatto anticipato di Dia. In agenda anche diverse cessioni. Ad agosto è stato fatto un gran lavoro in tal senso. A gennaio si proverà a completarlo. Adesso andiamo in Serie C, prima storica vittoria della Gelbison, che ha superato sabato per 3-0 il Taranto al Torre. Ma questo non lo so, io devo guardare quello che ho a disposizione, li valuto durante la settimana, non è che vado a guardare il passato, poco mi interessa. Ho visto ragazzi che si sono applicati, però chiedo sempre, dobbiamo dare ancora di più, dobbiamo andare ancora di più, soprattutto sull'aspetto mentale, sull'aspetto agonistico, che ripeto, in alcuni frangenti non mi è piaciuto. Mi auguro proprio di sì. È stata una bella risposta, però ripeto, non deve essere un punto di partenza, deve essere un po' più di, avere più di convinzione nei propri mezzi e non calare mai di attenzione.